La nostra estate sulle spiagge sarà sicuramente un'estate complessa per le tante norme, tante disposizioni, però c'è un aspetto importantissimo che è quello della sicurezza dei bagnanti, quindi gli addetti al salvamento come si regoleranno per entrare in contatto con le persone in caso di necessità? Lo chiediamo proprio a coloro che sono addetti e preposti a questa funzione importantissima, un po' gli angeli custodi delle spiagge. Allora, Tricarico, come avverrà l'operazione? Sicuramente complessa, proprio per la vicinanza dei due soggetti. Il salvamento continuerà, il bagnino è una figura altamente specializzata, sa cosa fare, addestrata al soccorso, ma soprattutto conosce bene i rischi legati alla balneazione, e quest'anno le deve aggiungere un altro purtroppo, che è il rischio che conosciamo tutti, il rischio Covid. Quindi il bagnino è addestrato anche per questo, tant'è vero che abbiamo già pubblicato una piattaforma online per tutti i bagnini di salvataggio, in maniera gratuita loro possono formarsi sul rischio Covid-19. Quindi cambieranno anche delle procedure, diciamo che il rischio di annegamento è un rischio a livello di probabilità basso, ma è considerato ad alta letalità, quindi il bagnino di salvataggio deve applicare tutte quelle che sono, come dire, le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che in rispetto alle linee guida internazionali che sono già state pubblicate cambierà anche qualcosa nel soccorso. Il bagnino deve attuare delle precauzioni in più per evitare il rischio contagio. Si consiglia a tutti i bagnini di farsi un esame prima di, come dire, un tampone prima di prendere servizio, e di rispettare tutte quelle norme che adesso evito di elencare, che in due mesi le conosciamo abbastanza bene. I bagnini di salvataggio sanno perfettamente come intervenire, sanno tutti, sono a conoscenza di tutti i presidi e i dispositivi di protezione individuale, ne ho uno in mano, che i bagnini di salvataggio possono utilizzare costantemente nelle spiagge. La cosa più importante è, noi come Società Nazionale di Salvamento abbiamo la possibilità di riprendere la formazione, quindi un invito sicuramente a quelli bagnini di non fermarsi sia nella propria preparazione atletica, fisica, ma anche nella preparazione prettamente formativa, quindi delle proprie capacità psicofisiche. E chiaramente quello che consigliamo come formatori e come Società Nazionale di Salvamento è che in questa stagione più che mai ricordarsi dei presidi al galleggiamento, degli ausili al galleggiamento, come i baywatch, i galleggianti, i salvagenti, le tavole su preschio che sono state citate in ordinanza balneare, tutti ausili che ci danno la possibilità di mantenere le distanze più possibile rispetto al pericolante da soccorrere. Questo è un tipo, si chiama pallone autoespandibile, detto anche pallone ambu, che ci dà la possibilità di fare le insufflazioni, le respirazioni artificiali senza avere un contatto bocca a bocca sul malcapitato. Invitiamo tutti i bagnini a telefonare alla propria sezione di appartenenza, noi a Fano siamo pronti, riprenderemo in queste ore la formazione anche per gli aggiornamenti che sono fondamentali. Prima abbiamo citato anche l'aggiornamento Covid, siamo pronti, lo dobbiamo fare adesso, abbiamo poco tempo e siamo a disposizione.